I figli della forca, progenie di criminali e poveracci che per sopravvivere si è data all'ignobile pratica dello svuotare le tombe. Sono loro i soggetti dei graffiti trovati da Rendar, Alastor e Boris su una parete a Borgobrullo e probabilmente anche la causa dell'infestazione che sciama per la città. Gli indizi raccolti dagli eroi li conducono in una chiesa, dove scoprono una botola che li porta nei condotti fognari e lì, mentre si fanno strada tra la puzza e la melma, Boris scopre un passaggio segreto dietro una parete. Il gruppo è pronto a proseguire, però Rendar inavvertitamente attira l'attenzione di altri infetti, che lesti li assalgono bramando un nuovo pasto. Sallara e gli altri paladini rimangono indietro a trattenerli, mentre Rendar, Alastor, Boris e Lin proseguono lungo il passaggio, ritrovandosi in un'antica sala al cospetto di una figura raccapricciante. Un essere di ossa e terrore, nei cui occhi vacui brilla una luce indaco. Ad un certo punto, mentre tu stai pian piano avanzando, il tipo si interrompe, dà un ultimo colpo secco per terra con le spade e si ferma. Mi fermo anch'io. Ti guarda con aria di sfida. Dopodiché alza le spade, dà un colpo con le due spade con un urlo gutturale cavernoso e parte il combattimento. Tiratemi iniziativa. Per un attimo ho pensato volesse baciarmi. 19. 16. 17. Lin. Il primo ad agire è il nostro Lich, che ovviamente punta una delle sue spade d'osso verso di te. Vedi che gli occhi si accendono come se si fossero proprio accesi di una fiamma, irradiano una luce fumosa come quella che proveniva dal cristallino scuro che avevate trovato sul pugnale, e poi un raggio, sempre ovviamente color indaco, parte dalla lama d'osso e ti punta. Ricordami la tua CA. 20. 20. Ok. Tu ovviamente, come vedi che ti sta puntando e vedi appicciarsi gli occhi, subito metti il tuo scudo torre davanti a te per pararti. Il raggio parte, solo che ti prende con una tale forza che non riesci a stare in piedi. Inciampi su te stesso e non vai giù a prono, soltanto perché dietro c'è Alastor che ti riesce a mantenere in piedi. Lo scudo si è abbozzato, ha proprio una rientranza che ti sta premendo contro l'avambraccio ed è bollente. Senti questa parte di braccio che ti si sta letteralmente cuocendo. Non sai che cazzo è stato, ma fa un male dell'ostia. 15 danni. Quanto? 15. Cosa? Cana? Dopo aver sparato questo raggio, sentite un un misto fra un tossito e una risata e basta, non si muove, rimane sul suo balconcino a guardare lo spettacolo. Boris, questa cosa come ti fa sentire?
Generale Kenobi. Infatti anch'io pensavo, è stato molto grigio. Boris è un attimo accasciato su Alastor, lo guarda, vedi sul volto di Boris un misto fra sorpresa, che poi si converte, neanche troppo lentamente, in rabbia. È tipo così, tipo... Io vedo questa faccia... E lo baci. Sono contento... No, aspetta. Sono contento che non ce l'abbia con me. Giusto. Perché io l'ho visto arrabbiato Boris, ma così tanto è raro. Quindi gli do una mano a rialzarsi. Vedo lo scudo come è ridotto, se lo guardo. Lo vedi e lo senti anche. Non te l'ha sciolto, ma vedi che proprio il colore non è naturale. È come se fosse stato scaldato tanto. Ok, sono molto incazzato. Sì. E sono disposto a diminuire le mie difese per aumentare il mio attacco. Quindi slaccio la corda che tiene lo scudo, butto a terra lo scudo, mi allaccio la corda attorno a cosa e prendo con due mani il martello. La corda si illumina e in parte illumina le mie mani attorno al martello. Quindi la prossima volta che colpirò farà male. Farà molto male. Alastor, a te. Io vedo Boris che ha buttato lo scudo, quindi capisco che stare dietro di lui non mi fornisce nessuna difesa al momento. Vuoi infilarti sotto lo scudo? No. Io lo vedo che comunque, ok che tutta questa luce, tutto fio, però l'ho visto un po' in difficoltà, quindi mi sono preoccupato. Cioè, l'hai sentito... L'ho sentito proprio venire scalzato via, cosa che non pensavo che potesse succedere. Quindi io corro contro quello lì di sinistra e lo attacco. Provo ad affondare con lo stocco e poi a colpirlo con la spada. Che bella idea. Ho capito. Eccoci qui. Non mi devono toccare, Boris. Figurati se mi toccano Renda. Esatto. Randy! Vai pure. Ok, allora, prima ti provo l'affondo con lo stocco. Sì. Perché comunque non posso colpire di lato con lo stocco, si affonda lo stocco. Ok. 16. Quello che stai puntando è appunto il tizio, quello un po' più grosso con l'ascia d'osso. Quindi vai giù di stoccata secca, puntando al collo, ovviamente, come ti è stato insegnato, ma il tipo in verità è abbastanza pronto, alza la sua ascia e nel momento in cui la punta dello stocco sta per perforarlo, e gli fai il pelo sulla testa. Ok, quindi mi viene scalzato via lo stocco, uso questo movimento per abbassarmi con la spada e provare a tagliarlo verso l'alto. Perfetto, vai pure. 16 di nuovo. Non sei stabile perché comunque hai fatto peso in avanti, quindi sei un attimo sbilanciato, ma pianti i piedi, tiri di taglio con la spada, ma ormai lui, dopo aver fatto questo gesto, fa un passo indietro e gli fai il pelo anche lì. Ok. Poi fa amore fermare la lavatrice. Sei così che vai scusate, non me ne ero accorto. Sembra di essere in risciacquo. Non me ne ero accorto, scusate. Ok, Randy. Va bene. O preferisci Rendur? No, Rendar va bene. Figlio di Tarkin. Figlio di Tarkin. Tiro per colpire, perché chi? Io sono dietro. È quello vicino al merdone. Ok, perfetto. Totale. Che è il Wright, quello che... Gli ha lanciato l'editina. Ah, è Merdone 2, perfetto. Sì. Allora, vado su Merdone 2, sono dietro la colonna, mi sporgo e tiro per colpire. Ok, vada, dottore, vada. E ti faccio un critico, perché 19 è critico, 24. Sti cazzi. Vado per i danni. Vai per i danni, guarda che cos'hai per i danni. Un D8 più 3. Un D8 più 3, perfetto. Allora, tira due volte il D8. 2-2 più 3-5, quindi comunque schifo. Faccio no, 5. Aspetta, 2-2-4. No. 2-2-4 più 5, più 3. 7. Vabbè, ok. Vabbè, dai, non è male, dai, poteva essere sempre meglio di quello che ho fatto io. Vabbè, infatti, no, ma va bene, dai. Siccome sono comunque in stealth, perché non voglio attirare troppo l'attenzione, perlomeno in questo momento, mi sporgo proprio dalla colonna, miro direttamente a lui e una volta che scocco la freccia, io mi rimetto dietro la colonna. Ok, va benissimo. Sì, sì, di sì. Modo tale che poi nel turno successivo così posso eventualmente lasciare giù l'arco se vedo che la situazione è grave. Perfect. Scocchi e la freccia prende proprio sulla spalla il Wright che avevate incontrato precedentemente. Mi fate un tiro percezione, tutti e tre, certo. Al volissimo. 14. 17. Sono troppo concentrato. Perfetto, tu sei concentratissimo. Voi due invece sentite un femminile. E questo vi sembra strano perché tendenzialmente Wright, le corde vocali, dovrebbe avere le secche e non dovrebbe neanche riuscire a parlare. Ok. E un altro paio di mani.
Si può fare un'ipotesi di valutazione statistica? No? Ancora. Prego, dottore. Che devi valutare stavolta? No, non posso farlo perché siamo in combat. Sei fregna? Ho detto una... No. Vuoi vedere no, se fregna? No. Se... Lo faccio più tardi. Vuoi fare dell'occhiolino? Se sopravviviamo, lo faccio. Faccio un'ipotesi di valutazione statistica. Ah, un po' di necrofilia. Buon No. Ok, tocca ai nostri amigos. Iniziamo da quello davanti a te. Alza la sua ascia e la fa calare con la potenza di 1000 scheletri. No. Tenta di tirarla giù, ma tu comunque, per quanto sbilanciato, sei con le gambe piegate, ti dà la spinta giusta e lascia, si infrange sul pavimento. Vedi schegge di piastrella che partono da ogni lato, ma non ti ha preso. Levi. Io mi sono cagato fortissimo. Anche l'altro si avvicina direttamente a te. Meno male, che mi sentivo solo. No, infatti, tenta di colpirti. Ricordi la tua CA? 16. Si avvicina con le due daghe, le sta brandendo sostanzialmente con la lama verso il basso. Una la tira alta verso la testa, tu ti tiri indietro e ti senti semplicemente la lama che ti passa proprio a un filo dal collo. L'altra però la tira bassa e ti prende il fianco. Non è una ferita... Scopriamo in effetti quanto è la ferita. Non ha preso il fianco, il capotto si è spostato. Esatto. Ha preso proprio la pella. Lo senti, è un taglio, non è profondo, sanguina, fa un po' male, ma non è letale. 5 danni. Comincio a pensare che correre in avanti e caricare con un bardo è sbagliato. Dai, giura. Il Wright, che sta in cima di fianco al nostro amico, si spezza la freccia lanciandola per terra. Dopodiché convoglia le mani e inizia a caricare. Vedete che si sta formando una sfera di energia fra le sue mani. Inizialmente sembra semplicemente fumo, sembra quasi una cotre fumosa che si sta girando su se stessa fra le sue mani. Quando ad un certo punto vedete della luce, diventa sempre più forte, sembra quasi cenere, finché ad un certo punto quello che è fumo diventa una fiamma. Alza e la lancia verso la colonna dietro cui è nascosto Rendar. Non è palla di fuoco, vero? È proprio palla di fuoco. Oh shit, here we go again. Prendi dietro la colonna. Allora, sì, no. Non lo fai comunque il tiro salvezza. Sì, ma il fuoco non lo sa, eh. Beh, ma tecnicamente la colonna comunque un po' ti ripara, contando il fatto che io ho sparato verso sinistra. Ma io mi preoccuperei più per il fatto che anche la colonna subisce danni. Mm-mm. Ok. 19. Ok, 30 danni. No, hai superato il tiro destrezza, quindi non prendi 30 danni. Ne pigli solo 15. Ma non è possibile, scusa. Sì, spegniti. Ma chi ha strutturato le regole di questo gioco? Se fai il tiro salvezza, di mezzi. A palla di fuoco, guarda che non è incattivo. Ma che si dimezzi la sorella, questo? Lin non ha tirato, scopriamo insieme se dimezza o si piglia 30 danni. Date una matita, per piacere. Ma tutti i giorni ti dobbiamo dare una matita? No, ce l'ho. Inizialmente quando lancia la palla rimane piccola, compatta, fa... tocca il pavimento. Detonazione incredibile. Tu, Rendar, vedendo la palla, fai un saltino per iniziare a spostarti, ma l'esplosione comunque ti brucia un po' la schiena. Fai un salto laterale e ti levi di culo, prima tra l'altro che la colonna ti crolli addosso. La colonna si sbriciola dietro di te. Lin invece non è altrettanto fortunata. Si becca in pieno l'esplosione e viene proiettata sostanzialmente contro il muro dall'altra parte. Quindi ci sono ancora delle macerie della colonna? Sì, però non ti offro una copertura completa come quella di prima. Se vuoi, devi andare su una delle altre colonne. Vabbè, lo faccio dopo, tanto l'azione io ce l'ho dopo. Ok, perfetto. Palla di fuoco mi è sembrato un po' eccessivo. Poi... ma adesso la pagano. Tocca al nostro amico che ti indica... No, stavolta ti indica... Vedi, ha la spada in mano, ma vedi un dito che ti indica. Cosa fa? Indica? Sì, indica. È un indaco. Indica. Giusto. E scende giù. Ma tipo anche... Sì, proprio a terra fa puff. Tra l'altro quando cade si alza un gran polverone intorno a lui, dandogli ancora più aria di boss. Boris. Io, come nei migliori film d'azione, le fiamme dietro di me si propagano, ma io continuo ad andare avanti senza girarmi. Continuo a fissare lo stronzone numero uno. E lui fissa te e nasce l'amore.
No, più che l'amore, io sono preoccupato per Alastor, effettivamente. Diciamo che... dritto davanti a me, prima dello stronzone numero uno, c'è lo stronzone numero 3, 4, non lo so. Continuo a fissarlo, però, appunto, sullo stronzone con i pugnali che stava dando contro Alastor. Quindi mi lancio con il martello ben stretto nelle mani e cerco di colpirlo su, proprio alla base della schiena, della colonna vertebrale. Vada, dottore, vada. 22. Passa abbondantemente anche. Oh, che bello il D10. Che bello il D10. Che bello il D6. Faccio 7 miserissimi danni. Vabbè, però dai. Faccio il secondo attacco, poi descrivo tutto il resto. Prego, vada pure, dottore. 27. Meglio. Meglio. 7 più 4, 11. Il primo colpo lo miro proprio alla base della colonna vertebrale, un po' sopra il culo, diciamo. Vuoi meno marro? Ma proprio con sadismo, però in realtà sto guardando sempre lo stronzone là in fondo, tipo così. E quando lo vedo un attimo in difficoltà che fa così, lo riaffondo dove capita. L'importante è la massa del piombo, del metallo, che il peso lo conficca più vicino possibile attaccato al pavimento. Ma voglio ricordare allo signoria Master che devi fare un tiro salvezza su saggezza. Per i danni di... No, i danni psicologici li ho già fatti. Ah, ok. Tiro salvezza su saggezza, altrimenti sei spaventato e devi superare 16. Ok. No, il primo colpo gliel'hai dato sulla schiena, è stato abbastanza inaspettato perché lui era concentrato su Alastor e quindi va giù secco in ginocchio. L'altro colpo che gli dai, lui riesce a schivarlo, tra virgolette, perché si lancia di lato, però comunque gli pigli una spalla e senti un clock strano che non sembrava per niente piacevole. Lui in questo momento è a terra, mezzo sdraiato, e ti sta guardando e senti un respiro affannato. Wright deve respirare. Alastor, a te. Allora, io capisco che questi due fanno male. Beh. Ho visto cosa è successo a quello di lato e preferirei che la stessa cosa il suo amico non lo facesse a me. Quindi mi concentro e lancio Charm su quello davanti a me. Devo fare un tiro salvezza su Carisma? Saggezza. Ok. Provi ad affascinarlo, ma anche questo c'ha un teschio sul volto. Non stai vedendo se ci sono occhi nelle cavità oculari. Quindi non sapendo bene dove guardare, non riesci a creare quel contatto necessario per eseguire l'incantesimo. Non ne hai la certezza che sia fallito, ma... dal fatto che lui non ha cambiato postura, non ti sembra abbia avuto particolare effetto la cosa. Rendar. Corro verso l'altra colonna e ne approfitto per fare un'elegante scivolata. E andando verso la colonna, nella scivolata mi do un colpo di remi e incocco la freccia nell'arco e tiro. Perfetto. Alla Robin Hood. E colpisci di nuovo la zona del braccio dove hai colpito prima. Tocca ai nostri amigos. Quindi, adesso tocca ai nostri. Allora, quello giù si rialza e tenta... No, e si allontana in realtà. Va verso il suo capo. Provocando due attacchi di opportunità. Uno da me e uno da lui. Parto io che tanto non gli faccio niente. Perché sennò tu me lo uccidi. Voglio fargli almeno un danno. Vai, Alastor. Allora, prima con lo stocco, te li tiro insieme, stocco, vai. Questo qua è stocco e questo qua è spada. Lo stocco non lo colpisce, la spada nemmeno. Quanto hai fatto? 18 con lo stocco. Allora sì, lo prendi. No, scusa, 17 con lo stocco. Ok, lo prendi. E con la spada 11. No, 11 no, però il 18 sì. Vedo che comincia a scappare e dico, mi sono preso un po' troppe botte da questo qua, non sto riuscendo a fare niente, io... Una stilettata. Una stilettata gliela do mentre corre. Certo, vai per i danni. 3. Che meglio di niente. Ok, vai Boris. Quindi ho perforato anche gli organi. Già. 18. Passa, sì, va bene. 7 più 4 più 6. 17 danni. Non faccio in tempo a vedere la stilettata sua alla schiena, che tanto io ho già puntato ai piedi. Quindi con una bella martellata sulla caviglia, proprio volendolo azzoppare, perché ho deciso che lui, se sopravvive a questo combattimento, non deve più muoversi. Non deve più camminare. Quindi gli colpisco secco sulla caviglia destra, e voglio ascoltare l'urlo che fa. Non senti nessun urlo. Lo prendi alla caviglia, si ribalta e senti solo un croc
il collo sul pavimento e il resto del corpo che si squaglia. Come si squaglia? Si squaglia nel senso giù per terra. Ah, si scioglie. No, no, nel senso che ha preso una botta talmente forte che fa tipo lo squacquarone. L'altro, quello con l'ascia, non è molto contento di quello che ha visto. Quindi punta il nostro Alastor che è lì. O no? O no? Quanti PF ti erano rimasti, scusa? 8. Alza l'ascia al cielo e poi la fa calare su di te con una potenza inaudita. Quella non ti si pianta addosso, ma ti squarcia da spalla a fianco facendoti cadere a terra. Ok, quanti danni mi fa? 21. Tu, quanti? 21. Allora, però, quindi tolgo questo 8 danni rimasti, ne segno uno. Perché c'è la regola degli orchi che dice che ho tenacia implacabile e una volta ogni riposo lungo fatto, quindi non mai usata, posso rimanere in vita un punto ferita. Rimango in vita, dolorante e tanto incazzato. Tanto incazzato. Però più dolorante. Sei più aperto che chiuso adesso. E può essere capita in modo. Ma quello lo guardiamo in un altro momento. Poi abbiamo il nostro amico al piano di sopra che punta di nuovo Rendar. Che cazzo. Però tira con svantaggio. Vedi il Wright che di nuovo sta caricando energia. Sta comparendo del fumo. Io gli faccio così per dietro. Il suo amico crolla a terra, senti del clock che riecheggia in tutta la sala, si distrae e il fumo che stava convogliando fra le sue mani fa un piccolo scoppio, facendola un attimo sobbalzare. Ti faccio un attacco di opportunità, vai. Bello! Vai. E rimane qualcosa tra le sue mani di quello che fa il piccolo scoppio? Rimane una praticamente fiammellina. Il fumo si fa proprio scoppia e non senza fuoco o altro. Bello. Semplicemente il fumo gli va negli occhi e rimane un attimo lì. Vai. Ne approfitterò veloce e preciso, come una scoreggia al cinema. Vado subito, diretto, e devo aggiungere qualcosa per il... No, in questo caso no, è un attacco d'opportunità e basta. Ok, un attacco, vai. Ok, bello tranquillo, easy, e faccio 15, non so se lo prendo. No, 15 però... va, sì, sì, passa. Va bene, vai per i danni? Allora vado per i danni. Dai che lo facciamo su bene, su. Oh la madonna, 8 più 3, quindi vado 11. Con questa freccia stavolta la colpisci proprio al centro dello sterno. Vedi che si mette entrambe le mani al petto e cade in ginocchio iniziando a tossire molto forte. Al rallentatore tipo Matrix, la telecamera che fa così, dietro di lei la freccia prende una delle schegge di fuoco che si unisce alla freccia. Entra dentro ed esplode. Gli avete dato troppo potere, avete visto perché descrivo io le cose. Il nostro amico adesso sembra abbastanza incazzato e vedi che si sta avvicinando verso di te e ti sta puntando. Ok, io con tutta la mia forza tiro su le maniche dell'armatura. non si sta più avvicinando adesso. Ok. Molto bene. Adesso la tua CA non è più 20, ma è 18. Si avvicina alzando le sue due lame d'osso al cielo. La prima la scaglia giù e tu riesci a pararla senza problemi alzando il martello. L'altra però te la tira da sotto, prendendoti il fianco. Non è la lama d'osso a farti male, ma di nuovo è quella sensazione bruciante, come se appunto ti avesse lanciato una secchiata di lava addosso. Percepisci che anche l'armatura si è ammaccata per un colpo che in verità non era realmente così forte e ti senti di nuovo questa sensazione bruciante fortissima. Sono altri 12 danni. Sì, ma giovane, calma, E mi fai anche un tiro salvezza. Ah, pure. Sì, su saggezza. No, sono... Perché sennò diventi stupido. 21. Ok, niente. Percepisci gli occhi sgranati che ti stanno guardando con una scintilla di follia, ma tu hai visto peggio e quindi a cazzo durissimo non sei spaventato, anzi. Così. Boris. Beh. Sta così proprio. Ma quindi ho anche vantaggio. È così, fierissimo. C'è poco da essere fieri, stronzone. Attento che per terra c'è tutto il mio sangue, scivoli male, ti fai male. Perché ce n'è tanto, Non mi muovo. Probabilmente. Non mi muovo. C'è una quantità di sangue orchesco. Non indifferente. C'è anche un odore di... Oh no. Oh no.
No, beh, non credo che con 10 lo prenda. No. Secondo attacco. Il secondo attacco è 22. Ok. Il secondo invece fa ben 10 più 4 più 4. 18. 18 danni, molto bene. Okay. Il primo colpo in realtà viene schivato facilmente, semplicemente... Tu lo devia, le braccia aperte, in verità erano in posizione perché appena tenti di far calare il martello, fa tipo uncino per deviartelo. Bene, allora io uso proprio questo movimento a uncino per seguire la lama e dando un colpo sul manico del mantello do la forza per usare la leva e steccargliela qua, proprio vicino a questo pezzo della mascella, qua, provocandogli 18 danni. Devi fare il solito tiro salvezza. Sì. Su saggezza per vedere se è spaventato. Tiro salvezza su denti. No, no. No, non in questo caso. Gli hai tirato una tramvata, il teschio vedi che è crepato e da lì capisci che però non è quella la sua vera testa. Sotto c'è qualcos'altro, perché la crepa si alza e vedi che c'è dell'altro sotto. Lo fisso. E lui fissa te. Sento che ci sarà del sentimento tra poco. Allora Storo, tocca a te. Hai un punto ferita davanti un coso incazzato come una biscia che sta di nuovo alzando la sua ascia. Lascio cadere le armi. Mm-hmm. Mi sembra un'ottima idea. Lascio cadere le armi e con un movimento molto veloce porto il sitar in avanti, faccio una singola nota più forte che riesco e lancio un detonante contro il tizio davanti. Il bastardo, perfetto. Mi fai un TS su Costituzione. Va bene. Costituzione, perfetto. Non mi posso curare, non ho incantesimi di cura, lasciami stare. E non posso scappare perché mi prendo un coso di... L'ultima volta hai causato un detonante. Non mi interessa, sto morendo, mi devo salvare. Lo prendi, non passa. Domanda, anche questa fuori. Siccome io lo sposto via, sì. Quindi lui si sposta da in contatto con me, si prende anche un attacco di opportunità. No. No, ci ho sperato. È perché tu stai facendo... Io faccio bom, pam! Vedi come sì, mille, allora, poi accenditi anche una paglia nel mentre. Allora, vedi proprio che dalle corde si scaturiscono come dei piccoli... È come se fosse elettricità statica che a un certo punto esplode completamente. Lo investe in pieno, si prende... Si prende... Vabbè. 12 danni molto e viene bene. Sbalzato contro il muro dietro di lui. Perfetto. Vedi il tizio che aveva già alzato di nuovo l'arma al cielo, il tuo movimento è talmente repentino che lui non capisce neanche che cazzo sta succedendo. Puff, l'onda d'urto del tuo sitar lo investe in pieno e lui si proietta contro il muro ancora con le braccia alzate. Fatto questo, mi guardo intorno e vedo Boris che è in combattimento con quello lì. Mi accorgo effettivamente che la colonna dove c'era dietro Renda non è più una colonna e vedo anche Lin che è contro il muro, quindi cerco di avvicinarmi a Lin per vedere se sta bene. La raggiungi se vuoi. Cioè... Ok, mi metto lì di fianco a Lin e mi metto in ginocchio vicino a lei per vedere se sta bene. E quello diventa il reparto infermi della mappa. Esatto, io Lin. Adesso da dietro la strega. Puk! Ah, esatto. Due. Rundur. E adesso tiro il dado, Muster. Vai. Adesso lo tira, tiro. Tira, potato. Tiro sempre su quello lì che è lì sul coso che mi sta proprio sulle balle. Si sta proprio qui. Quello lì che è su lì in alto che fa, capito, anche il grosso. E infatti faccio qui 17, lo prendo. 17 passa, vai. Vada, vada. Adesso gli faccio un bel danno. Vada, vada. Non cincischi. E gli faccio 5 danni. Gli fai 5 danni. Non è male. Sì, è diventato un puntaspilli. No, 5 danni non sono male. Sempre da dietro la colonna, io... Da quella posizione sono in grado di vedere, vedo Alastor che arriva verso Lin, perché l'intenzione era quella di andare a vedere, però vedo che già lui è lì, vedo che non è messo bene, perché lo vedo un po' squarciato, è un po' un patchwork in questo momento, sì. Gabrio, però dico, vabbè, sono lì in due, se anche sviene, poi li sistemiamo tutte e due. Mi giro e non posso fare molto perché è quello che tira palle di fuoco. In quel momento lì, come prima, proprio fuori dalla colonna, miro... Il più possibile, se riesco, dato che si è abbassato, barra abbassata, più che posso sulla testa, più che posso. Ok, purtroppo non riesci a prenderla proprio sulla testa, ma la becchi qua. È lì che sta barcollando malissimo, capisci che ormai ben poco gli rimane. Tocca ai nostri, il tizio enorme con l'ascia si rialza dal pavimento, tira un urlo fortissimo, e in quel momento vedete la sua ascia
che si permea di un'energia nera, come quella del cristallo che avete visto prima. Fa un urlo fortissimo, disumano, e sentite tremare tutto quanto il posto, talmente tanto forte il grido, e poi ti corre addosso, Boris, con l'ascia e ti tira una... Non so dire un Gesù Cristo della Madonna, però mi sembra forse un po' eccessivo. Credo di sì. Cala il colpo e eri concentrato nel combattimento contro il Lich. Quindi dai una spinta al Lich per farlo arretrare di due passi. Sposti il martello, lascia cala, ma il colpo è talmente forte che comunque non riesci a frenarlo, quindi ti becca la spalla. Non troppo forte, senti soltanto una pressione sullo spallaccio. Sono 4 danni. Il problema è un altro. Ovvero che improvvisamente alle tue spalle si forma un'ombra, e voi la vedete chiaramente, che è molto simile alle sembianze del tizio enorme che è davanti a te, che ti tira anch'esso un altro colpo secco alla schiena, e ti fa 10 danni invece. Aia. Il Wright vedi che si rialza e lì che sta visibilmente tremando. Il braccio sinistro ormai è a pezzoloni. Vedi che si sta tastando i vari punti in cui è stata colpita dalle tue frecce. E porco scivolato. Vorrei vedere con tutte le frecce che hanno preso. Il Wright si rialza, il braccio sinistro e giù a penzoloni per le frecce ricevute. Con il destro si sta tastando gli altri punti in cui è stata colpita, ma capisce anche lei che ormai gli manca poco, quindi non sta a perdere tempo nel rimettersi a posto. Quindi ti punta con la mano e vedi che si sta caricando di energia. Vedi come delle scosse elettriche, però anche quelle dello stesso colore dell'energia oscura che permeava la gemma, l'ascia e tutto il resto. Ricordami la tua CA? 18. Ok, passa. Porco due. No, di 12. Più un di 4. E qualche figa! Successo. No. Vedi che le dita iniziano ad annerirsi. Vedi proprio che si stanno rinsecchendo. Sembrano molto simili a quelle che vi aveva tirato precedentemente come bombe. Emanano anch'esse quel fumo nerastro e poi un fulmine parte proprio e ti colpisce al centro del petto. Ma io sono dietro per quell'altro. Ma il fulmine fa la parabola. Fulmine esiste, aspetta, esiste il fulmine globulare, esisterà anche il fulmine a curva, fulmine a T, il fulmine che fa così e mi prende nel petto io dietro la colonna. Sai che odore di pollo adesso coi peli? E ti fa 10 danni. Lynn si riprende, Alastor le dà un attimo una mano e lei si riacchiappa un attimo. L'unica cosa che riesce a fare è muoversi in direzione di Boris. Tocca al tuo amico. Tutto fiero del suo altro amico, ti guarda con gli occhi dell'amore, o forse gli occhi del cuore, e ti tira una ravanata di mazzate. Con fiaccheggiamento. Ci deve provare. Con fiaccheggiamento. Tu comunque sei allerta, dopo il colpo ricevuto alla schiena ti sei girato di scatto, ma di quell'ombra non è rimasto nulla, è scomparsa come fumo dopo averti tirato la steccata sulla schiena. Senti l'altro, il bastardo con l'ascia che se la sta ridacchiando, e il Lich che tenta di colpirti. Il primo colpo, uguale a prima, lo schivi senza troppi problemi, e il secondo, quello che ti frega, perché stavolta te lo fa in affondo, ti colpisce alla bocca dallo stomaco, cacciandoti fuori tutto il fiato, e di nuovo piccola ammaccatura, senti di nuovo quella sensazione di ustione del corpo. 9 danni. Boris, a te. Allora, su chi va la mazzata? Esatto, come li vedo? Quale mi sembra quello ridotto peggio? Quello con l'ascia si è sfrancicato contro un muro e capisci da te che non può essere rimasto intonso, anche perché comunque vedi che sul muro è rimasta proprio la sua impronta, quindi un bel male si deve essere fatto, tipo Willy il Coyote. L'altro invece è appena sceso e sì, l'hai colpito e l'hai colpito forte, ma
La strategia militare mi impone di eliminare i più deboli e poi concentrarmi sui più forti. Quindi... Quindi il nostro amico con l'Asher riceverà il Big Bonk. Ci si prova, quantomeno. 23. 18 danni. Muore così il secondo tacco l'ho fatto sull'altro. No, è ancora in piedi, ma allora gli hai tirato una vangata tale che... Allora vado con lo vedi barcollare proprio. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Però uno è andato. Uno è andato, fortissimo. L'altro no. E adesso lui ti dà il bonk, però. Sopra. Un tiro per colpire. No, spavaldissimo. Lo vedo tutto grondante di sudore e sangue, suppongo. In verità non vedi pelle, perché anche i Wraith, come il Lich, sono coperti di stracci, ossa legate fra loro, eccetera. Quindi in verità di pelle ne vedete ben poca. Anche se noti, effettivamente, negli stracci qua che sono bagnati. Sudore o sangue, quello però ti è un po' difficile capire. Ok, allora, come non detto, comunque decido di capire se il mio martello può essere valido anche nel gioco del golf. E quindi da così lo giro e lo uso come una mazza, dal basso verso l'alto, per cercare di trasformare il mento di questo essere in fronte. Hai presente nella box al rallentatore quando fai puff e vedi tutto il sudore che si proietta al rallentatore? Una scena così. Secondo colpo, ho fatto uno. Come avresti fatto il secondo colpo? Ah beh, se era ancora sopravvissuto, visto che il cane martello era alto, andavo sul classico. Ok. Nel momento in cui fai calare il martello dall'alto, il tizio non si fa indietro, ma usa la parte dietro della sua ascia per fare tipo un cino e, aggiungendo forza al tuo colpo, lo spinge verso il pavimento. Il martello dà un colpo talmente forte sul pavimento ai vostri piedi che si infrange. Vedi che praticamente la testa del martello si spacca. Cosa? Oh no. No, aspettate. Sì, dividiamoci. No, cosa siamo già divisi. Il martello si è diviso. Una delle due teste del martello, quindi in questo momento, si è frantumata. Rimane tipo una specie di punta. Nonostante io sappia che Lin è lì vicino, un porco frasma lo lancio. Una delle migliori preghiere sono le bestemmie. Si sa, chi bestemmia è chiaramente un credente. Quindi sì, crede nell'esistenza. Vedete i frammenti del martello spargersi sul pavimento e questo che se la sta ridendo di gusto, sbeffeggiandoti. Finché hai i denti può farlo. Alla Stort. Guarda, io sono... Oh, tipo, il... Sì, te lo sto usando come stampella per stare in piedi perché non ce la faccio più. Con l'altra mano ti stai tenendo le budella sì, che sì, le sto tenendo chiuse tipo così. No, le ho prese tutte e due, le tengo chiuse. Però ho appena visto la scena e ci sono rimasto malissimo. Perché ho detto... Cazzo, io non ho più le mie armi perché sono vicino all'altra colonna, quindi non posso neanche lanciare niente a Boris per aiutarlo. E no. Non so cosa fare. Mi viene in mente... Una bella giornata quello di che è successo... L'ultima volta che abbiamo combattuto contro gente cattiva, che effettivamente far crollare pezzi di soffitto a volte non è così sbagliato se fatto in una certa maniera. Quindi rimbraccio il sitar e mi concentro per far esplodere un'altra onda sonora, questa volta però a distanza, alle spalle del tizio brutto e cattivo con l'ascia che mi ha fatto tanto tanto male, quindi io gliene voglio fare tanto anche a lui. Quindi dalla mia posizione riesco a vedere un piccolo, in linea d'aria vedo questo passaggio di aria praticamente che si frappone fra lui e la colonna e prendo di mira esattamente quel punto lì, tiro un'altra nota mirandolo in mezzo e un'onda sonora si propaga da quel punto lì cerco di colpire il tizio. Ok, perfetto. Il problema è che non ho calcolato bene gli spazi e probabilmente colpirò anche la colonna. Mi sembra molto probabile la cosa. Prego. Devi fare un tiro salvezza su costituzione. Ok. Non lo passo. Ti prendi 3 di 8 di danni. Vai. Tu e la colonna, penso. Esatto. No, la colonna non tira. Non tira? Tira costituzione sulla colonna. Tra l'altro, la colonna è di pietra. Tira con svantaggio. Così, giusto? Allora tiro. E vedi che c'è anche... Tira con svantaggio allora la colonna, perché è di pietra. Prego. Ok. Mi concentro. Vedo il pertugio. Sì. Faccio partire da quel punto lì esatto una... come se fosse una bolla, praticamente sì. Vedi proprio anche i sassolini per terra che si spostano. Un sonic boom. Esatto, praticamente sì.
Oh, sono tantissimi, aspetta. 12, 19 danni. Ok, perfetto. Bene. Allora, fortunatamente la colonna si crepa, vedete. Stavo un po' di pezzi. La colonna fortunatamente si scansa. La colonna appunto, vedete che si crepa e cadono un po' di pezzi, di calcinacce, eccetera, ma rimane su. Il tipo invece si becca tutto il colpo sulla schiena e crolla addosso a Boris. Fammi un tiro salvezza su destrezza. Fa un culo. Sei. Subito. No, ti crolla addosso. E ti fa 4 danni perché è pesante. Ti crolla proprio peso morto. Ciao, sto poverino che vuole essere utile, ma... Vedo la scena e mi viene un flebile. Scusa? Rundr. Allora, Muster, io, siccome, cioè, a me adesso il tizio dai, sono lì, cazzo. Dai, cioè, nel senso, che vediamo fai? Di farlo fuori. Tira la spada con l'arco. Subito, 16. Vai. Lo becco. Dai, che con questi cazzo dai. Di danni... Adesso basta, perché questo... Dove è finito il D8? Ce l'hai gravissimo. In mano. Ce l'hai in mano. Perfetto. Basta, tagliamo qua. Bene, 5 danni. Perfetto. Pesantemente incazzato e vedendo tra l'altro esplosioni di colonne, qualsiasi cosa sta succedendo lì, però vedo anche nell'uscire dalla colonna, incazzato proprio con l'occhio venato rosso, perché comunque non sto molto bene, vedo però che Lynn, tutto sommato, è lì, è ancora viva, e vedo un oh no di Alastor, capito? Lo vedi? Scusa, esatto. E a quel punto lì guardo il tizio barra tizia che c'è lì sopra e mi concentro tantissimo ancora e lì voglio mirare alla testa. Spari. Lo prendi in piena fronte. Sì, quel momento tra l'altro il teschio si spezza e vedi che cade diviso in due metà e sotto c'è un volto femminile di una donna che cade a terra senza vita. Sì, cazzo. E niente, villains non ce ne stanno più, sono tutti moruti. Quindi tocca a Lynn. Ha visto tutta la scena, si è riacchiappata, gira intorno a Boris e al Lich per prenderlo alle spalle. Gli si mette dietro e... una tempesta di colpi. Ok. Fa 2 passi indietro per prenderla in corsa. Corsa, va giù in scivolata per passare sostanzialmente in mezzo alle gambe del Lich, passandogli sotto il gonnellone. Passa sotto con il Lich che tenta bam di colpirla con le due spade osse, fallendo miseramente. Si rialza, si gira. Sentite proprio rumore di ossa che si rompono, ma non sapete se sono quelle che sta indossando o quelle che ha dentro. E poi un altro colpo secco. Il tizio strabuzza gli occhi e lo vedete barcollare, mugugnando qualcosa. Ma a mani nude? A mani nude. Tocca al nostro amico che, abbastanza inalberato dalla cosa, si gira e tenta di colpire la nostra amabile Lynn. Il Lich, in tutta risposta ai colpi ricevuti alla schiena, si gira di scatto menando un colpo a caso con la prima spada d'osso che ovviamente Lynn si abbassa e gli passa sopra. Però l'altro gli fa un bonk fortissimo sulla capocchietta bionda che fortunatamente Lynn riesce a parare con le due braccia messe a croce. In quel momento però vedete, praticamente il momento in cui le lame d'osso toccano la carne, quella inizia a bruciare, a marcire l'energia necromantica che uccide. Bovis! Ma come? Eh? Ah, scusa, Loris, tocca a te. Do una spinta al cadavere. Ok, e lo levi. Scadavere? No, no, ma io lo voglio usare per spingerlo addosso all'altro tizio. Ok, fammi una prova di forza. Ok, allora provo a lanciare il cadavere del tizio che ho addosso verso lo stronzone ancora in vita. Proviamo. 15. Il corpo dell'uomo armato d'ascia ti è sopra peso morto, quindi in realtà non riesci a controllarne bene il baricentro, quindi molto probabilmente il tuo lanciare è uno sbilanciarti e poi lanciarlo, lasciarlo cadere sul fianco. Il Lich però, nonostante sia di spalle, percepisce il tuo rumoroso muoverti con l'armatura, quindi si sposta un attimo di lato e il corpo cade sui piedi. Vabbè, ci ho provato. E quindi procedo con l'abbattimento. Fiancheggiamento. Quindi ho anche vantaggio. Hai anche vantaggio. Vai, vediamo.
Distruggilo. Potrei avere fatto 18 o 19. 19, ci piace. Ho fatto solo 8 danni, questo con il primo. Vai col secondo. Potrei aver fatto 26. Bene. O 3, 14, quindi in totale 24 danni. Avendo scansato il cadavere del tizio grosso, quindi afferro il martello con una mano, colpo 1 e colpo 2, proprio spazzata 1 e spazzata 2 per capire costole e ricostole. Allora, in questo caso, visto che lui è di fianco, gli hai preso sterno e schiena, perché si era comunque messo di fianco per dire ok, io vi punto entrambi, ma l'idea non è stata molto positiva. Nope. Credo che tu gli abbia procurato dall'una alle tre ernie. Alla storta. Io mi siedo a terra, sto malissimo, non riesco a fare un cazzo, proprio sto male. Tengo una mano sul sitar mentre sono steso a terra, proprio con la schiena appoggiata al muro. Mi concentro, mi posiziono la mano sulla ferita e uso cura ferite, ma lo uso di secondo livello. Quindi maggioro l'incantesimo e mi curo di 2 di 8 più la competenza, credo. Sì. Perché non ce la faccio, perché sto percepisci un po' di male. Sto malino, sì, sto un po' malino. 6, 7, 8 danni mi curo. Prundur! Avrei un impulso a curarmi anch'io, ma non ho un cazzo con cui curarmi. Quindi scaglio un'altra freccia. Mi sembra giusto. Perché tanto è lì, perché no? E che fai, te le privi? Ma infatti! Rubami la kill. Di nuovo. Di nuovo. Vai. E sappi che potresti passare una pessima giornata. Vai. C'è anche Andre, il martello sbeccato, fa tanto male. Andre, fammi sognare. Qua non accetto fallimento, Andre. 21. Passa. Passa. È la prima volta che spero che tu faccia 1. 7. 10. 10 danni. Master. Mi hai rubato la kill, Master. Il Lich si gira verso Boris dopo i colpi ricevuti. Alza le due spade di osso sopra la sua testa mettendole a croce. Vedi gli occhi che si spalancano e rifulgono ancora di più di luce. Cosa succede? Io esco dalla colonna al rallentatore, incazzatissimo, la camicia apertissima. Cioè vado in full render, proprio tranquillo, con questo arco così. Una corsa che è un misto proprio tra Gimli e Legolas, cioè è proprio un misto, è una cosa che va oltre, infatti è un mezzelfo e non c'entra un cazzo. Mezzo nano, mezzo umano, mezzo elfo, non mezzo nano, mezzo elfo. Io in quel momento lì sono un'entità, sono un tutt'uno. Magari con la forza. Sei un dio greco. Sono un tutt'uno con la forza, esatto, un dio greco che esco e così, puramente scenografico, perché non ce n'è assolutamente bisogno, faccio un salto aggraziatissimo e in salto incocco la freccia e dico "Lich un cazzo" e tiro la freccia proprio sparato in faccia. Freccia che passa da tempia a tempia il Lich. Gli occhi si spengono e il corpo cade su Boris. E fa. Fammi tiro salvezza su destrezza. No! Fa con la faccia, altro che tiro salvezza. Aiuto. Fai canestro. Oh, 6. Ancora? Destrezza, Boris fa 6. Ti fa un danno. Ma pure un danno mi fa. Hai fallito il tiro danno. Quello ti crolla addosso di peso, 180 kg di Lich. Il fight è finito? Sì. Rimango congelato col martello, il Lich che mi sta addosso. Lin? Sì, maestro. È morto? Vedi Lin che allunga un braccio, te lo leva di dosso, lo fa cadere a terra. No, Lin. No. No. Rendar. Lo ammazzo. Tienmelo fermo. Sì, maestro. Io sono lì tranquillo che sono ancora in pose finale da combattimento così. Con l'occhiale così faccio anche... Dillo. Un occhiale... Dillo. Croccante. Motore partito. 3, 2, 1. Ci troviamo qui a Budapest, in Colorado. Fa freddissimo, ma mi sono coperta contro la bora. La bora, non siamo qui. E poi qui possiamo visionare le vite degli autoctoni. Autoctoni? Sì,
Se volete sapere di più su di loro, su quello che fanno, seguite il canale Twitch di Intail. Tutti i giorni, ogni giorno con nuovi format. Linea alla regia. Sara, ma stai bene? La regia è in fondo. La natura, per quanto sia l'energia e la forza più potente del pianeta, ha un equilibrio estremamente delicato. Basta veramente poco per destabilizzarla e trasformare prede in predatori o predatori in mostri assetati. I parassiti, coloro che minano l'integrità di questo equilibrio, sono i nemici naturali di coloro che dedicano la loro vita alla natura, che siano essi druidi, ranger. Non è necessario parlare con gli spiriti, non è necessario entrare in comunione con le piante, non è veramente necessario essere capaci di usare la magia per fare il bene del nostro mondo e della natura che lo compone. Una cosa è certa però, queste capacità, se si hanno, possono essere estremamente distruttive se le si usa nel modo sbagliato, poiché non c'è veleno peggiore che quello che trasforma in ciò che non dovremmo essere. Capogirda ti guarda e... Lasciamo stare. Se vuoi vado a vedere se trovo il giornale di oggi, ma in questo momento ammetto di non averlo sotto mano. No, lasciamo stare. Dispiace se facciamo qualche domanda. No, prego, prego. In questo momento non ho nulla di urgente da fare, quindi posso dedicarvi qualche minuto. Mi metto lì davanti a lui, braccia conserte. Allora... avremmo qualche domanda da fare su un certo carico di ferro. Voi vi occupate dello smercio di ferro e di materiali per la costruzione di, non so, sì? Spade, picconi, comunque. Sì, la Gilda dei Raccoglitori si occupa appunto della raccolta di cibo, materiali, eccetera, eccetera. Noi produciamo la materia prima, dopodiché la distribuiamo a chi la elabora. Certo, conoscerete la forgia di Viviana, Forgia Lago? Certo, assolutamente. C'è quasi un rifornimento, non dico quotidiano, ma almeno settimanale, insomma. E avete avuto altri rifornimenti nuovi ultimamente? Altre zone nuove a cui spedite del ferro, oppure no? Vedi che inizia a prendere su un taccuino. No, cioè almeno nulla fuori dalla norma. Piante per l'alchimista, alcuni metalli per l'arcanista, per la forgia ovviamente, vabbè, cibo per le varie locande. L'unica cosa strana, qualche settimana fa c'è stata una richiesta di più metallo da parte dell'arcanista, ma sono cose abbastanza normali. Metallo di che tipo? Ferro. Sempre ferro. Sì, sì, sì. Un banalissimo ferro. Che quantità circa? Ti dà una quantità interessante, cioè nel senso... Per fare un po' di piccoli. Sì, sì, sì. Okay. Sì. Diciamo che effettivamente dici... E aggiungi... Se non 20 grammi, eh. No, si parla di chili. Ok, quindi... Si parla di chili di ferro, quindi dici... Adesso non so quanto ci voglia per fare un piccone, però... No, ammetto che neanch'io, però ti dà un numero in chili che ti fa dire, ok, sei sicuro... Tu è hai visto... strano. Tu hai voi avete visto l'arcanista che comunque i prodotti che fa sono contenuti. Beh, quantità insolita per un arcanista. Ma... più che altro, sapete cosa? Non è tanto la quantità di ferro la cosa particolare, ma che su questo carico ci sia stato solo ferro. Di solito, insomma, chiede anche altro, rame o pietre particolari. Molto spesso chiede il granato o altri materiali del genere. Ho una domanda. Viene di persona a chiedere questo? No. Arrivano... No. Oddio, il vecchio Jutsu ogni tanto viene, ma... in amicizia, ci facciamo due chiacchiere, ci beviamo un caffè e poi mi dà la notula, però di norma gli ordini vengono fatti tramite notula, quindi vedo più spesso la sua apprendista
è lei che mi porta più spesso gli ordini. E due decimane fa? Di più, tre decimane fa. Tre decimane fa è arrivata l'assistente a richiedere questo carico di ferro oppure no? Sì, 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 sì. Mi è arrivata dandomi la notula e basta. L'assistente, richiedendo solo ferro? Sì. Okay. E ribadisco, in particolare, di solito almeno un po' di grafite ci richiede sempre, anche curioso. Solo... Sì, sì, curioso. Però, insomma, probabilmente aveva degli ordini particolari in cui gli serviva solo quello. Mi avvicino un secondo, scusi un attimo. Stavi pensando di andare dall'arcanista? Guarda, Anna, potrebbe essere un'idea, però non credo avremo abbastanza tempo. Bisogna vedere come risolveremo con Rossa Rocca e poi dopo forse vedremo di andare. È che abbiamo così poco tempo. Ok. Mi alzo su un secondo. Comunque, attività sospette di qualche tipo da parte di qualche membro della sua gilda? Noi lavoriamo per il sindaco e facciamo tutte queste domande perché la situazione comunque ne necessita. Attività sospette, più di qualche collega ubriaco, ammetto che non saprei dirvi. I miei ragazzi sono tutti minatori, agricoltori, gente semplice. Questo è quanto posso dirvi. Va bene. Io non ho altro da aggiungere, se volete. È stato gentilissimo. Non so, Kenshi, se tu vuoi chiedere qualcosa. Stavo ascoltando. No, va tutto bene. Ok, sì. Che dite, andiamo? Sì, posso... si sta facendo tardi. Guardando se c'è una finestra, in realtà. Sì, è una mattina prestissima. Il professore che sta ancora sorgendo e vedi questa finestra che è un po' occlusa da pile di fogli di carta, quindi vedi vagamente un raggio di luce che entra. Comunque okay. Ringrazio e direi che possiamo uscire. Va bene. Ci muoviamo verso l'uscita. Uscite dal suo ufficio, lui come uscite in realtà sentite che inizia a ravanare in giro e adesso siete al pian terra che è praticamente questo spazio, questa specie di sala grande dove c'è la reception eccetera e siete un attimo lì, ditemi poi da farsi. Mi avvicino un secondo a loro due e mi chiedo un attimino per parlare meglio con Anne e comunque dico che anche sì, sì, siamo accroccati insomma. Sì, distanziamento sociale però. Sì, sì. Tipo squadra di rugby, no? Sì, così. Esatto. La squadra. Però il bello che sono loro due altri. Cosa ne pensate dell'alchimista? Nel senso... L'arcanista. Dell'arcanista, giusto? Okay. Cioè, nel senso, potrebbe essere che ha forgiato quella magia o comunque in qualche modo particolare. Beh, sì, effettivamente a me la cosa puzza un sacco. Se devo essere sincero, se non avessimo tutte queste altre cose da fare con Rossa Rocca, eccetera, andrei subito dall'arcanista. Potremmo parlare con gli altri quando siamo stasera in locanda. Vedere un attimino se hanno visto qualcosa di sospetto, comunque. Ok, che tanto comunque è tardi, ma se l'arcanista in qualche modo è immischiato con, in questo caso, gli Ramotus o gli Indaco, chiunque sia, sicuramente è il caso di indagare e eventualmente punire o fermare questo stronzo. Beh, mi sembra giusto. Direi di sì. Mi ha fatto anche pagare questo libro un sacco di soldi di Gadget. Nel momento in cui prende il libro cade. Hello Traveler. Raccolgo il libro. Quel libro che cos'è? Beh, è un libro di rune. Semplicemente quando siamo andati dall'arcanista la prima volta ne ero rimasto ammaliato e Gadget, sai, con il fatto del suo corpo che forse è in un'altra dimensione, portali, vattene a pesca, ha pensato che potrebbe essere utile farmelo studiare. Ah, va bene. Magari tornerà utile. Comunque, beh, sì, non abbiamo molto tempo. Adesso chiederò se è arrivato Rossa Rocca e vediamo se possiamo già avere udienza da lui. Sì. Mi avvicino un secondo dal reception. Sì, vedete la mezz'orca, quella che avevate visto vestita molto carina prima, che è l'assistente di Stadler. In questo momento è lì che sta con una cartelletta in mano che sta sfogliando delle pagine leggendo, è in piedi. Deduci facilmente che non sia quello il suo ruolo, però è lì. Mi avvicino. Buongiorno. Buongiorno. Volevo solo chiedere se Rossa Rocca fosse eventualmente già arrivato per poter... Il guardiacaccia Rossa Rocca potreste provare a vedere nel suo ufficio. Non mi risulta che sia ancora venuto oggi,
Ma potrei sbagliarmi, sono stata molto impegnata durante la mattinata purtroppo. Però se non lo trovate nel suo ufficio, allora potete trovarlo alla sua abitazione. Va bene, grazie mille, gentilissima. Buona giornata. Altrettanto. Torno velocemente da voi. Che dice? Non si trova in ufficio, secondo me. Possiamo controllare velocemente il suo ufficio, ma dubito. Arriverebbe tra un'oretta. Dici? Almeno di solito arriva tra un'oretta. Dici che dovremmo andare a casa sua? Forse è necessario. Ok, ho una fame di c***o. Potremmo fermarci per strada a prendere qualcosa da mangiare. No, no, è perché ho visto le focaccine. Era la figlia di Laerte, artista, che aveva le focaccine, no? No, allora, attenzione, artista è la nana, nipote del primario dell'ospedale. Ah, è vero che è nana. L'infermiera invece è la figlia di Laerte. Ah, ok, muoviamoci, non voglio pensare, ho davvero fame. Ed è mattina prestissimo. Vediamo se lo troviamo a casa. Ok, passiamo un secondo al suo ufficio a controllare, magari c'è, magari è venuto un pelino in anticipo. Roba di un minuto e okay. Poi andiamo. Va bene. Io farei questa azione senza stare a ruolare, se non c'è. Tanto guarda, sapete già dove è il suo ufficio. Salite, bussate, nessuna risposta. Se volete farmi qualche tiro ulteriore, eventualmente... Vado in ira e sfondo la... Se vuoi andare in ira e caricare, no, vai pure. Non perdiamo tempo. E se volete farmi qualche tiro ulteriore, no, per essere sicuri. Per me è a posto. Ok, perfetto. Immagino che scendendo chiediate alla segretaria l'indirizzo. Sì, certo. Scendendo, giustamente, chiediamo l'indirizzo e niente. Direi che poi ci mettiamo. Andiamo a fare gli stalker. Quanto è distante dalla gilda? Dalle gilde? Una neanche troppo, fai una decina di minuti camminando tranquilli. Scoprite che l'abitazione di Rossarocca sta nella punta della corona, la zona quella più figa. Esatto. I Parioli. Uscite dalla gilda, tirate dritto, entrate nell'anello della Fenice, dove come al solito c'è un gran marasma di gente che va, viene, fa e disfa. L'anello della Fenice è una sorta di piazza. Sì, no? Allora è praticamente la piazza centrale della città, dove c'è questa enorme fontana, okay, con la scultura sopra. Ovviamente Brandon era rimasto fuori, come uscite, lo recuperate, vi segue. Quello che c'era Brandon, mi sono dimenticato. Passate dall'anello della Fenice e per la prima volta entrate all'interno della Punta della Corona. Punta della Corona, come anche Punta del Cuore, è delimitata da una palizzata, solo che mentre la Punta del Cuore ha una palizzata in legno, comunque ben strutturata, un bel muretto in legno di quelli resistenti, qua invece c'è un bel muro in muratura, in pietra, una roba un bel po' strong. Attraversate ed entrate in questo settore, tutto il pavimento è bello fatto a San Pietrini, tutte le case in pietra molto eleganti, molto belle, sembra quasi un'altra città, molto più su stile gotico per dire. Fa un effetto alienante, perché dici, minchia, di là era tutto tipo far west, case in legno, eccetera, mo entri qua ed è tipo una città svizzera, dici che cazzo. Capite anche effettivamente il divario sociale fra chi abita qui e chi abita lì. Tirate dritti, guardandovi intorno, vabbè, vedete appunto tutte queste villette, tutte queste case piuttosto fighe. Tirando dritto, alla fine arrivate davanti all'abitazione, o almeno quella che vi è stata indicata come essere l'abitazione di Rossarocca. Bella villa, ampio giardino. A differenza degli altri, ha proprio un bel giardino. Ci sono animali nel giardino? Sono percezione. Ho 4 di dado più 5 di statistica, 9 in tutto. Lo faccio io. Mi metto sul cancelletto del giardino e inizio a guardare dentro in maniera molto sospettina. Sì, esatto. Però tu vedi subito che io sto cercando animali comunque. Sì, sì, ricordandomi che c'è il cane anche. Comunque ho fatto 15. Ok. Io vado un po' più dritto verso possibili zone in cui penso potrebbe esserci un cane. Tu vedi appunto il letto che si affaccia, inizia a guardare e vedi letteralmente di fianco a lui il muso del cane, lui che non se n'è accorto. Dai, tipo... ho fatto 9. Cioè, tu sei lì così e qua c'è il muso del cane. Io mi limito. Stai guardando, anzi, vedi uno scoiattolo su un albero? Lì? Solo che tu sei distratto dallo scoiattolo e c'è il cane qua così. Quello scoiattolo? No, un altro scoiattolo. Okay. Io mi limito a guardare perché è una scena bellissima questa. Lo guardo. Ma che cazzo stai a fa? Mi giro e mi accorgo anche della spesa. Vedi che mi fa. Tu hai un problema con gli scoiattoli comunque. Ce l'avevi qua attaccato al naso. Ma questo non è uno scoiattolo. Ma no, saluto il cane avvicinando la mano e cercando solamente di farla annusare. Va verso la porta. Madonna, io è un dog, fammelo aspettare. Quello che avete visto, tra l'altro, è il segugio d'argo di Rossarocca. Non è
il cagnolone che abbiamo visto l'altra volta. È la chita gigante. No, esatto, no, allora ce ne sono due. Uno è quello di Rossarocca padre, l'altro è di Rossarocca figlia. Voi vedete quello del padre, esatto. Che è sempre bello... Bello chonker, grosso, bello grosso. Si chiama Segugio? Segugio Dargo è la razza. Dargo. Lui, Dargo. Lui in particolare si chiama Leomel. Non mi ricordo. Caga se... come un leone lui, Il cancelletto si apre, è arrivata la porta. Il cane si è messo lì a cuccia e vi sta osservando impassibile. Cioè, lui da cuccia seduto, perché è tanto quasi quanto lui. Guarda, negli occhi. No, proprio lo guarda così. Alza la pappa in un boccone. C'è davanti alla porta. Proprio busto così, completamente ignorante. C'è qualcuno? Metto la mano sulla spalla, che ci... Un po' meno. C'è anche il cane che ti fa... un po' meno. Lui un po' meno. E da lì a pochi attimi vi apre la porta Rossarocca. Padre, ok, Rossarocca. Padre. Vieni. Io lui. In silenzio. Sì, vabbè, comunque... sì, vabbè. Porta. È stato lui. Buongiorno. Buongiorno. Perdoni il disturbo a quest'ora. L'avremmo voluta trovare in ufficio, ma ci sono questioni che richiedono la sua presenza adesso. Dovremmo farle qualche domanda riguardo agli eventi che stanno accadendo adesso in città, tirando fuori anche la pergamena chiusa, che so che l'ha già vista. Entrate. Leomel, te rimani fuori a fare la guardia. Come entrate, chiude la porta. Lui in questo momento ha una camicia normale, pantaloni e stivali già da lavoro, però sopra è tranquillo, sciallo. Vi fa segno di seguirlo, vi porta in cucina. Una volta lì vi offre una brocca d'acqua con dei bicchieri e del pane. Grazie. Io bevo un po' d'acqua e lascio il pane, mi avvicino il pane a Kenshi. Ah. No, neanche come il rumore del glitch. Che lo mangio sneaky, cercando di tenere un contegno, però si vede che sono veramente affamato. Prego, parlate. Per cercare di essere breve, ci sono due argomenti che dobbiamo affrontare. Uno riguarda la gilda dei cacciatori, di cui lei è capo, e il secondo argomento riguarda una presenza nel bosco. Diciamo che affrontiamo prima il primo argomento e poi parlerà col mio collega per quanto riguarda la seconda questione. Abbiamo notato che potrebbero esserci determinati personaggi all'interno della gilda dei cacciatori che potrebbero creare problemi. Zampossa. Non solo lui, da quello che abbiamo capito, ma sì, lui è sicuramente uno dei briganti o comunque delle persone interessate. Mi duole dirlo, ma c'entra anche sua figlia. Lo so, mi ha raccontato. Sicuramente non è sospetta, tuttavia è all'interno di questa questione e noi dobbiamo fare chiarezza, specialmente visto cosa accadrà tra poco. Vorremmo evitare, diciamo, problemi dall'interno. Ora, o queste persone possono venire imprigionate e noi possiamo fare semplicemente delle domande. Zampossa non è scemo. Dopo l'attentato a mia figlia non si è più palesato in città, è sparito. Sono abbastanza sicuro che si stia nascondendo da qualche parte nel bosco. Se volete andare a stanarlo, io ci sto. Sì, è assolutamente fondamentale, perché anche se può per alcuni non sembrare l'urgenza, visto che domani avremo la visita di Corialus, in realtà è legata a una possibile soluzione. E qui il secondo argomento. Si ricorda, cerco di darle del lei, perché comunque so che la mia presenza non è mai stata ben accetta. Certo. Da Rossarocca in quanto druido. Non so se si ricorda il discorso che abbiamo fatto con gli altri nostri compagni giusto l'altro giorno. Lei è a conoscenza delle attività di sua figlia nella foresta? Di cosa stai parlando? Posso tirare un dado di intuizione per capire se ha capito o sì? Sta facendo un gnorri? Vai, assolutamente. 18. Ok, no, ti sembra effettivamente colto in fallo. Non me la sento di dirgli io che cazzo che è la figlia. Come cercavamo di spiegarle appunto l'altro giorno, dalla foresta potrebbe arrivarci un aiuto veramente importante. Per quanto lei non ci creda, nella natura ci sono animali veramente in grado di dare fastidio anche agli esseri umani più forti. E in questo momento abbiamo bisogno di ogni aiuto necessario, quindi... E chi dovrebbe controllare queste bestie? Tu? Eh,
le bestie, come dice lei, hanno anche loro la possibilità di scelta. E ci si può ragionare con gli animali, per quanto a lei in questo momento le sembrerà impossibile. Sì, sono un druido e per questo so di non starle molto simpatico, ma in questo momento il nemico del mio nemico è mio amico e dovrebbe ragionare così anche lei. Posso ragionare come vuoi, ma rimane un fatto. Le bestie o vanno addestrate e cresciute come i miei segugi, oppure sono selvagge, non si possono controllare. Tu dici di essere un druido, quali sono le tue capacità? Chi mi dice che sarai in grado di mantenere la presa su quelle creature che una volta che avremo sconfitto Corialus non ci aggrediscono e non ci saltino al collo? Pertanto rimane la mia domanda: chi sarà a controllare quelle creature? Il mio maestro padre. Rossarocca padre si gira verso Myrtle. Myrtle è lì, ha uno sguardo non sicuro per un cazzo, è la faccia di chi pensa: oh merda, ho fatto la cazzata. Sì, è come aver fatto coming out con un padre assolutamente omofobo. Esatto, e voi fino adesso l'avete vista comunque con una certa sicurezza, adesso invece la vedete piccola nelle sue spalle mentre si sta stringendo un braccio, mentre guarda il padre con Redonia, il suo segugio di fianco, che è proprio appiccicato a lei per darle sostegno. Io guardo interessato questa interazione padre figlia che mi piacerebbe avere anche io, però è un pezzo di me comunque. Di cosa stai parlando? Mi sto addestrando per diventare una druida. Nel bosco tu credevi che non ci fosse nessuno all'infuori delle creature, ma non è così. C'è un druido che conosceva mamma e ha deciso di addestrarmi. Voi vedete Rossarocca che, come dice, la cosa stringe il pugno e proprio le vene che escono, sì, i tendini, cioè, tipo, che si contraggono. Capite che è appena stato toccato un nervo scoperto. Assolutamente sì. Infatti mi metto un pochino più in disparte, senza fare un rumore, e continuo a sorseggiare. Sì, oppure, cioè, nel senso, in questo momento ho messo la tazza davanti e ho cominciato a bere come Baby Yoda. Baby Yoda. Esatto. Io quell'espressione da "well, that escalated quickly". So che è difficile per te accettarlo, so cosa ha significato perdere mamma e tutto il resto, però il maestro non è una persona cattiva, padre. Lui ha sofferto tanto quanto noi e so che non potrei mai accettarmi per quello che voglio diventare, però a quel però non fa in tempo a completare la frase. Rossarocca scatta, proprio un balzo felino, la sedia cade a terra, lui zompa sua figlia e l'abbraccia, stringendola a sé. Sei mia figlia, ti accetterei anche se fossi un'assassina, sei la cosa più importante del mio mondo. Hai scelto di percorrere la stessa strada di tua madre. Io lo accetto. Ma non accetto che tu possa avere anche vagamente solo il timore che io possa rinnegarti per quello che sei o vuoi essere. Io ti amerò, qualunque cosa accada. Permettimi soltanto di proteggerti e di sostenerti nelle tue scelte. Ovviamente Myrtle scoppia a piangere, risponde all'abbraccio del padre. Posso confermare per questa figura nel bosco, cercando di riattirare l'attenzione di Rossarocca, comunque evitare che anche Myrtle sia troppo in imbarazzo dalla nostra presenza e ritornare sul discorso serio. Mi introduco anch'io. E Zampossa in questo momento rappresenta la chiave per avere l'aiuto dell'arcidruido in questione.
Se noi riuscissimo a toglierlo di mezzo prima dell'arrivo di Corialus, avremo a disposizione non semplicemente delle bestie selvagge, ma guidate da un arcidruido veramente dalle capacità incredibili. Ricordandomi appunto anche il discorso fatto da Barbaruffa nelle miniere, ed è fondamentale che questo avvenga anche non solo per quanto riguarda il tuo lavoro. In quanto cacciatore, la caccia è utile per mantenere un equilibrio nella natura, ma anche per quanto riguarda ovviamente dall'altra parte quella che è l'attività dell'arcidruido, che si vede tutte le creature della foresta subire uno squilibrio a causa della caccia di questo testa di cazzo. In quel momento Rossa Rocca si stacca, da un bacio in fronte a Myrtle e le fa segno di andare a sedersi, dopodiché si gira verso di voi, rialza la sedia e si mette seduto. Mi state proponendo quindi di trovare un nuovo alleato che potrebbe potenzialmente aiutarci a salvare la città e di rompere il culo a quel pezzo di merda di Zampossa? Ma a quanto pare sì. E non solo Zampossa, anche il nostro amico elfo che arriverà tra un giorno. Quindi questi animali potrebbero davvero aiutarci tanto. Ho visto lucertole di dimensioni esagerate, ho visto creature controllate, qualcosa che non avevo mai visto, qualcosa che mi mette paura. Non sono da sottovalutare. Questo arcidruido può controllarle e anche il mio amico con allenamento può fare la sua parte. Non è da sottovalutare, questo è un alleato potente e la richiesta non è così grande. Si potrebbe arrivare a un accordo. Facciamo un passo per volta. Andiamo a prendere Zampossa intanto, che sono anni che voglio mettergli le mani addosso. E poi parleremo anche con il vostro amico druido. Deve rimanere vivo. Devo interrogarlo. Farò il possibile. E guardo anche gli altri, specialmente Kenshi. Con la sua cazzo di spada enorme. A me piace fare domande. Beh, mi toccò la spada. Io vedo la scena, ho visto lui che è zompettato fuori da dietro questa colonna con una gazzella e ho pensato, uno, che merda, è stato nascosto tutto il tempo. Due, quanto in è bello. Quanto è bello, perché è proprio rifugio di luce propria. Sì. Cioè io... Aspetta. Esatto. Cioè... Oh no! Questo va così? Io vedo lui così, no, che... Vedo Boris con addosso un morto, un ulteriore morto addosso a Boris, Lynn che si è ripresa. Io sono seduto per terra che mi sto ancora riprendendo e vedo in tutto questo Lynn che scatta verso Rendar. Cerco di alzarmi. No, sto qua. Io poi... sono ancora fermo, cioè in realtà io sono fermo tranquillissimo perché sono così e mi chiedo, c'ho un punto interrogativo davanti alla faccia perché non capisco. Tu vedi Lynn che si sta avvicinando a te e dietro Boris che comincia a vedere... Tipo i sassolini che si stanno sollevando per il potere di incazzatura che si Io mi guardo dietro perché cosa ci sarà mai dietro? C'ho qualcosa dietro. Rendar. Vai via. Torna dietro la colonna. Io che sono in posa plastica, comunque io ho 3 punti vita, quindi nel senso non è che ne ho 3. Io sono. Ho finito le forze. Torna dietro la colonna. Vai via! Io seguo Lynn perché so che Lynn ha ricevuto il mio ordine. Sta camminando, proprio non sta scattando, sta camminando. E ti mette una mano sulla spalla. Con gentilezza. Rendar? Sì. No, Roy. Ormai Lynn lo sa che ti chiami Rendar. Ormai Lynn lo sa. No, si può dire. Ma lo sa, ormai. No, sbagliato. Lo sanno tutti ormai. Rendar? Alzo un po' la voce. Rendar! Cosa ho fatto? Mi hai ucciso l'indaco? E non era quello che dovevamo fare? Rendar! Non riesco a essere serio, sento Simone ridere! Così quanto sta ridendo, tra l'altro? Io sono lì in quel momento e dico... Non è quello che dovevamo fare, scusa.
Come facciamo a capire il piano? Se hai ucciso, trapanando da un orecchio all'altro, il tizio indaco! Da tempio a tempio, maestro. Grazie, Lin. Io faccio un sorriso, faccio un sorriso a Lin. Volevi lasciare che tirassero altre palle di fuoco o cose del genere? Non avevamo molte alternative. Ok, bene, ok, dammi la pista. Dove stiamo andando adesso? Dimmi. Intanto la prima cosa che possiamo fare è vedere i cadaveri che ci sono qua intorno e scopriamo intanto chi sono. Diviso, abbiamo capito subito che questi non sono degli esseri comuni. Mentre loro parlano, io sto indicando la porta da cui sono usciti quelli di prima, sono lì così. Sì, c'è una porta, effettivamente. Andiamo di là, ma prima... Mi devo aumentare anche, non so perché. Ma... Io mi rialzo su, perché io in questo ero ancora nella posa finale da combattimento. Io mi tiro un attimo su e dico, aspettate solo un secondo però. Vado verso la stronza che aveva lanciato le palle di fuoco, che è caduta giù. Vado verso di lei e, siccome si era spaccato, no, il teschio che nascondeva la faccia, lo apro ancora di più e che cosa vedo? Chi vedo? Allora, il teschio si è proprio aperto, come una maschera, si è aperto. Quindi girando il corpo è una donna umana. Vedi, Boris? Questo, per esempio, possiamo scoprire. E mentre parlo mi ridirigo verso di lui. Questo cosa? Questa è gente normale. Questo l'avevo notato anch'io. Appunto. E non è strano? Certo che è strano, ma in questo momento preferisco ricaricare le energie. E la verità, un po' ti secca. Ma non l'ho fatto apposta. Io mi rialzo. Intanto torno verso la prima colonna a riprendere le mie armi, che io l'ho buttate per terra, quindi mi rinfodero lo stocco, prendo la spada, guardo l'ascia. Riluce di luce strana, fa cose. Non sembrerebbe. Mentre tu ci pensi? Io sono vicino a Boris, faccio una pacca sulla spalla affettuosa e gli dico: dai, grande guerriero, la prossima volta va meglio. E comunque siamo 2-0. Sì, gli tiro una marca. Ti devo colpire. Sì, guarda che svengo, perdiamo la missione. Sei molto fortunato. Che culo! Ha fatto 3. 3 più 8 comunque. Ti viene da tirargli un pugno secco, dritto, ma in quel momento senti qualcosa che ti tira lì indietro. È Lin che ti ha tirato indietro perché... Hai sentito la spalla con Lin che ti ha stretto e ti ha spinto all'indietro per evitare che ti arrivasse il pugno. Lin. Come stai? Bene, maestro. Credo di avere 2 costole rotte. Appoggio la mano sulla zona delle costole dove è indicato, eccetera, e la mano si illumina e senti che sta meglio, Lin. Percepisci, toccando, che le costole, grazie al tuo tocco, fanno uno schiocco e tornano alla posizione giusta. Capisci da te che probabilmente sta a posto. Ok, quindi una decina di punti feriti ricaricati. Perfetto. Faccio un sorriso fino qui. E mi dirigo, vado verso le scale. Io, memore da quello che potrebbe essere successo col coltello che mi hanno raccontato loro, ma non sono sicuro, metto una mano nella mia giacca e tiro fuori un fazzoletto di seta con le mie iniziali. Sì, ho un fazzoletto di seta con le mie iniziali, va bene? Lo metto sull'elsa dell'ascia. Dell'ascia e la raccolgo. Tiro salvezza su saggezza. Con svantaggio. Ma io vorrei sapere una cosa. Pure. Perché c'è la recidiva, sei coglione allora, te lo meriti, che cazzo. Cioè, cos'è successo? No, Gabriel, Gabriel, che no. Cosa è successo? No. Gabriele, che cosa... Vedete Astor che, dopo aver messo il suo fazzoletto sopra l'ascia, con che mano? Sempre con la destra, sono okay, destro. Ok, perfetto. Impugna l'ascia con la mano destra e, di nuovo, gli occhi si girano. E stavolta Alastor però non trema, non fa. Si gira verso Rendar e tenta di colpire. Tiro io per colpire. No, scusa, lo attacco io, tiro io. E no. Ah già, è vero, non sono io che comando adesso, mi sa che è colpa di... 3. Che culo. Voi stavate appunto parlottando, eccetera, tu stavi guardando lì, quando ad un certo punto senti il passo di Alastor che viene verso di te. Ti giri, lo guardi, vedi gli occhi ribaltati in bianco, capisci
che è successo di nuovo, quindi fai un passo indietro per schivare, ma Alastor fa proprio la lama dell'ascia, la trascina sul pavimento e poi la alza verso l'alto. Ti piglia di striscio, ma ti fa un bello sfrego. Due danni. Che culo. Avendo visto la scena e non avendo più in mano appunto né lo scudo né eccetera, mi lancio su di lui, uso il mio talento da rissa da bar. Spacco di mezzo. Per, no, bello, afferro e cerco di buttarlo a terra in lotta. Ok, vuoi disarmarlo? Cosa sì, vuoi fare? Vorrei aggrapparmi a lui e togliergli l'ascia il più velocemente perfetto possibile. Non afferrandola, ma proprio dando un colpo con l'ascia. Certo, così, calciandola via. Prova contrapposta di forza. 16. Tua. Ok, scatto il più velocemente possibile, nuovamente bestemmiando, perché non è possibile che una giornata così di merda non mi capitava da sempre, prima di conoscere questi rincoglioniti. Mi lancio, lo placco, sono più basso di lui, quindi le ginocchia le becco sicure. Anzi, forse la schiena, nella zona delle ernie. Ma non ce le ha la storia, le ernie, sì, non sì, confondiamo personaggi. Per ora. Per ora. No, per... Placco le ginocchia, lo faccio cadere e con un colpo di arma, cioè così proprio di schiaffo, cerco di colpire la zona delle nocche e delle mani che stanno afferrando l'ascia in modo da disarmarlo. La presa non è particolarmente salda e tutte le ferite comunque si fanno sentire sul corpo, anche se non è Alastor a muoverlo. Quindi ti basta un colpetto con il dorso della mano e l'ascia, cioè la mano perde la presa sull'ascia che rotola sul lo afferro per il bavero del cappotto e gli urlo in faccia: cosa cazzo stai facendo? E tu senti solo facendo e in quel momento senti un alito importante. Io rimango un attimo così, dico: non toccate le armi. Non toccate. Renda, non toccare le. Perché sanguina, Renda? Vaffanculo. Io, tipo, sono lì che sono veramente morentissimo. Cioè, sono lì proprio che faccio fatica. Perché nel frattempo sarei anche caduto a terra. Perché ho perso anche un po' l'equilibrio. Perché aspetta, non... Tutto questo. Loro, però, non mi hanno visto raccogliere l'ascia. Perché si stavano battibeccando tra di loro. No, tendenzialmente non t'hanno visto. Ok. Allora, io ero... Mi sono un attimo... Perché non... Comunque sono un po'... Mi stavo asciugando, faccio vedere il fazzoletto che ho in mano, che lascia volata via, il fazzoletto mi sarà rimasto. No, anche il fazzoletto è... Insieme. Vabbè, lì per vabbè, terra, lì, cioè loro... Mi sono appoggiato un attimo a terra, si vede che per sbaglio ho toccato un'altra di queste armi qua maledette e... Poi non mi ricordo più niente. Mentre parla, vedo che c'è ancora il bavero, gli do una spinta per farlo andare giù a terra. Tiro su persuasione, provo a convincerlo. No, ingannare. Tiro su ingannare, provo a convincerti. Ok, io non vi avrei fatto tirare, ma no, se no, io voglio provare a ingannare. Fate prova contrapposta di intuizione. Cioè, lui ingannare, io intuizione. Sì, 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 sì. Ho fatto 22. Insomma, non male. Però lui ha fatto un 29. Ma naturale più 5. Ok, io faccio 12, per cui... A te ne frega un po' okay, un cazzo. Puoi lanciare, i dadi hanno detto che mi puoi lanciare via con cattiveria. Ti prendo dal bavero. Capisci non solo che ha fatto la cazzata, ma che ti sta pure tentando di prendere per il culo. Ma non è che puoi colpire tutto il party adesso? Okay. Vediamo se sei fortunato. Bruciagli la giacca, bruciagli la giacca. No, non è fortunato. No. Quindi gli faccio 5 danni con un cazzotto in faccia, ma sugli zigomi proprio. Mezza zanna che vola via. Ho capito, quindi mi hai fatto saltare una zanna praticamente. Eh? Vabbè, c'è una zanna in meno. No, ti si rompe, cioè è crepata, significa che un altro colpo probabilmente no, ti è partito via un pezzo di zanna. Claro, no, è crepata. La punta è spuntata. È spuntata. Andata via. Però puoi raccogliere, così poi la ripari. Cacco la vinilica. Tu veramente mi hai fatto partire una zanna. Io me ne accorgo, sono un orco, se mi hai fatto partire una zanna, vado in berserk. Beh, prego, vai. Aspetta, la gioco. Allora, io prendo questo colpo fortissimo in faccia e lì per lì penso, figa, gli ho coperto il culo fino adesso, ma come cazzo ti permetti? Quindi, Non so, non capisco più un cazzo. Capisco che mi è saltato via un pezzo di zanna, mai toccare le zanne agli orchi,
perché vuol dire, cioè, peggio, peggio. Lo riprendo per il bavero, gli do una testata fortissima in faccia. Tiro per colpire. Minchia. 19. Che culo! Non ho lo scudo e quindi lo prendi. Già. Vai per i danni. Ah no, il danno è uno, perché non hai il talento per ricordare, quindi pum, ti dà una testata e ti pigli un danno. Fatto questo, giustamente, sai, poi lo mollo via, mi alzo in piedi. Io in tutto questo sono lì con Lin e gli sto facendo segno, io sto strisciando di sedere indietro, capito? Questa cosa qui, perché finisce malissimo, io non voglio sentire cazzi. Fammi un tiro percezione, Rendar. E tu stai strisciando e senti il... di Boris. Alzi un attimo, di fianco a te c'è Lin che anche lei a braccia incrociate fa due passi indietro. Tu alzi lo sguardo per guardare Lin, appunto, cosa sta facendo, ma il tuo sguardo poi indugia verso la porta e in quel momento vedi un tizio che si affaccia e sentite un... Oh, cazzo! E io in quel momento lì gli urlo proprio un... Oh! Così, perché sono preso di sprovvista, perché in quel momento ho due coglioni qui che si stanno a menare, cose del genere. Io che ho un punto vita e io urlo a lui nella speranza che anche gli altri due si girino. No, io continuo a fissarlo. Io mi sono alzato in piedi, eh? No, tu non ti alzi in piedi finché io non ti lascio. Ti ho tirato una capata, ti ho lanciato via. Che cazzo e tu chi vuoi? Sei? Oddio, in realtà... Così. Ma cosa c'entra? No, e tu chi sei? Allora, aspetta, per un dannino in effetti levartelo di culo, lui ha l'armatura completa addosso, quindi effettivamente ti farei fare una prova forza. Ma a prescindere da quello, quindi appunto Alastor rimane sdraiato con sopra Boris, eccetera, tu vedi questa figura che si affaccia e fa... Oh, cazzo! Vedi... che si leva il teschio, rivelando il volto. Questo è un bel problema. Il Wright si rialza, il braccio sinistro è giù a penzoloni per le frecce ricevute. Con il destro si sta tastando gli altri punti in cui è stata colpita, ma capisce anche lei che... capisce anche lei che... è la freccia, capito? Che ha colpito. La buca dei polmoni, la ma... Deve rimanere vivo. Devo interrogarlo. Farò il possibile. E guardo anche gli altri, specialmente Kensh. Con la sua cazzo di spada enorme. A me piace fare domande. Beh, mi toccò la spada. Ok. Tiro fuori il gambo di spine. Me lo metto tipo Adriano Celentano, così. Cioè, lei team dei poveri. In quel momento parte Fortunate Son, ti prego. Metti Fortunate Son. Spacchiamogli il culo. Spacchiamo tutto. Meno. No, io adesso ci vedrei bene. Tipo Back in Black con voi che uscite tutti qua.
Ta-na-na. Uscite tutti dall'edificio. Tornano automaticamente gli occhiali da sole. Esatto. No, 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 dobbiamo averli, cazzo. No, automaticamente sì. C'è anche render lì di fianco. Piccolino. Hai sbagliato set, coglione. Oh, scusate. No, ma come la scena femminista di Avengers.